Ringrazio innanzitutto l'associazione Obiettivo Comune che ci ha dato questa opportunità. Credo che forse sia stato l'unico, non credo ce ne siano altri. Mi auguro anzi che ce ne siano tanti altri. Voglio tra l'altro dire che questa città, anzi auguro a questa città, e credo che questa città non meriti in futuro di vivere altri 10 anni come quelli che abbiamo appena trascorsi. Lo dico ai cittadini perché questa città non potrebbe reggere per altri 10 anni, cioè vivere nella nullità, cioè senza nessun obiettivo, senza nessun programma, senza alcuna idea di quello che deve essere una città. Credo che il primo compito di un amministratore comunale, oltre a gestire l'ordinario, sia quello di dare un indirizzo, di prospettare un futuro per la città, di realizzare dei programmi, di realizzare dei sogni, cosa che purtroppo in questi 10 anni è mancata. Non c'è stato alcunché per programmare un futuro sviluppo economico. E io credo che lo sviluppo economico e sociale, perché allo sviluppo economico, guardate, segue sempre uno sviluppo sociale e culturale della città, ebbene noi vogliamo, se ci sarà data l'opportunità, di offrire a questa città un programma concreto, chiaro, fatte di cose fattibili, realizzare dei piani dove i cittadini vi si possono riconoscere, dove gli imprenditori possano continuare ad investire, riprendere ad investire. I piani sono quelli che molti di voi qui hanno riproposto, quello di creare le condizioni per uno sviluppo turistico sul lago e sulla marina di fondi, realizzare quella portualità che a suo tempo noi facemmo con il professor Noli attraverso un piano di fattibilità per una darsena nel canale Sant'Anastasia. Vogliamo riprendere il progetto della zona artigianale e assoggettarla alla disciplina del PIP per consentire alle attività produttive di investire, e vogliamo continuare a creare le infrastrutture nella zona industriale per dare l'opportunità a molti imprenditori di insediarsi in quei posti. Ovviamente tutto ciò deve contribuire a una nascita e uno sviluppo dell'intera città, a una nascita delle opportunità nell'intera città, sia nel settore del commercio al minuto, sia nel settore del commercio ortofrutticolo, ovviare ovviamente a tutte le mancanze che in questi ultimi 10 anni ci sono state, soprattutto a livello di programmazione.